Ciao ragazzi, oggi parliamo di zaini militari, dell'esercito italiano, anche zaini tattici. Vorrei far vedere oggi questi zaini qua, chi vuole fa Bushcraft Survival Outdoor. Niente, faccio vedere come sono fatti i zaini, quanto pesano e quanto ognuno c'è la cosa sua e il vantaggio. Ogni zaino quella dell'esercito italiano. Se volete vedere questo qua, rimanete con me. Allora, oggi parliamo di zaini militari italiani. Voglio farvi vedere subito un po' di zaini dell'esercito italiano, anche non solo esercito italiano, anche zaini tattici, quelli usano anche per software, però si possono utilizzare tranquillamente per Bushcraft Survival e Outdoor. Cominciamo subito con quel zaino piccolo. È un zaino da 15-20 litri. Cioè spalle abbastanza larghe, la chiusura al petto, anche la chiusura sotto per la pancia. Leggero, pesa 500 grammi, c'è diverse tasche, c'è due piccole tasche davanti. Una tasca un poco più grande, sempre davanti, con un compartimento di in rete. Dopo c'è un altro spazio. Questo è un zaino, un camel pack. Questo vuol dire per l'acqua, però si può utilizzare anche come un zaino per una giornata per andare fuori. Dopo avevamo un grande compartimento qua, più avevamo anche un spazio dietro. Camouflage, il vecchiettato, molto leggero, fatto bene, siamo sui 20 euro. Questo serve un zainetto piccolo per fare un tour di una giornata. Dopo abbiamo un zaino della Miltech, questo è tenuto in nero, si trovano anche in colore vecchiettato esercito italiano. Questo è per esempio della Miltech, c'è anche il velcro per mettere i patch. Molto bene, non ha la chiusura al petto, però c'è sotto. È un 50 litri, usano anche tanti militari italiani, giustamente in colore vecchiettato, ordinato per esempio da Italia Militare. Costa sui 40, 45, 50 euro. Una tasca un piccolo sopra, che ne so, per il cellulare, per la lampadina, altre cose. Dopo c'è una tasca poco più grande sotto, questa. Dopo c'ha questi per comprimere il zaino, o se no si può utilizzare anche questo per mettere, che ne so, la tenda o il materassino lateralmente. Dopo c'è una tasca, quella apriamo,
compartimento poco poco più grande. Entra un sacco di roba. Più c'è il compartimento centrale, apertura totale, sempre con una borsa piccola dentro, all'interno, anche una tasca con la rete. È molto capiente. Questo va bene se tu vuoi fare pushcraft o survival per 2-3 giorni. Pesa circa 1,7 kg. Ok? Dopo abbiamo un originale zaino militare da assalto. Bracciole molto larghe anche sotto, e c'è quelle due lacci, questi qua. Serve quando tu strappi questo qua, si leva il zaino. Questo serve giustamente perché è un zaino militare, tu stringi e ti togli subito il zaino, casca direttamente per terra. È un 45 litri, sempre più grande del 50 litri, però è un 45 litri, foderato molto bene dietro, molto comodo. C'è una borsa, una tasca molto piccola davanti, qui, c'è un'altra borsa davanti, sotto, con una rete. Questo serve per l'elmetto, perché è un zaino tattico d'assalto. Dopo ci avevamo due tasche piccole davanti, laterale, scusa, sinistra e destra. Più abbiamo sempre i chiusure laterali per comprimere il zaino, o come ho detto io, per utilizzare per mettere il materassino o la tenda o altre cose. Il vano è molto grande, come vedete, sempre qua una tasca con la rete. Il vano è molto grande, ci stanno anche un'altra tasca con la rete, e ci stanno anche i lacci per comprimere un po' il zaino. Vedete qua, pesa 1,7 kg. Sgancio rapido e zaino da assalto. Dopo abbiamo un zaino dell'SPP, sempre Italia militare. Usano anche i militari italiani, molto capiente. È un 65 litri. Molto comodo, regolabile. C'è una bella fascia anche sotto. Anche qui c'è la panza. C'è anche il coso, la chiusura al petto. Ottimo. È molto comodo. Questo zaino va non in altezza, in larghezza, va in larghezza, diciamo così, e c'è un'enorme capacità per mantenere la roba dentro. Allora, il zaino c'è sempre la chiusura laterale per comprimere il zaino. Questo zaino, per esempio, c'è una tasca qua davanti, molto grande, con interno di altri compartimenti, sempre con la rete, col zippo. Dopo ci abbiamo due piccoli laterali, sempre col zippo. Dopo abbiamo anche davanti
È una cosa buona. Se abbiamo i picchetti della tenda, possiamo mettere anche i picchetti della tenda. Così. C'è sempre anche il velcro per mettere il patch della nostra, del nostro gruppo, cose personali. Dopo abbiamo anche un'apertura, una tasca piccola qui. Quella per esempio è anche ottimo se c'è un pannello solare, metti qua dentro e ti rimane pure spazio. Dopo abbiamo il secondo compartimento, fatemi trovare, basta qua, no, aspetta una cazzata, un po' nascosto, un altro compartimento, dopo quello piccolo, quello fatto vedere adesso, anche con l'interno, per mettere il telefonino, per mettere la carta, anche per altre utensilie, molto capiente. Più abbiamo la parte grande, mettiamo qua, apertura totale con diverse tasche, una sopra, una sotto, che ne so, per vestiti, per altre cosette, anche per roba da mangiare. È molto 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 capiente, anche un sacco a pelo per esempio di una dimensione tipo un 35x18 va benissimo, e c'è un sacco di spazio anche per altre attrezzature. Dopo qua dentro abbiamo anche per stringere e per comprimere un po', che ne so, se c'è il sacco a pelo, altre cose per comprimere un po'. Più abbiamo il laterale, un'altra apertura dove si può mettere il materassino, e si può mettere anche per esempio una piastra antiproiettile. Guarda, quella a noi per Bushcraft Survival non serve, no? Dietro devo dire veramente foderato molto bene, molto morbido, molto comodo. Questo pesa circa 1,8 kg, è veramente, è uno spettacolo di un zaino. Ripeto, 65 litri di taglio militare, colore vegetato come sempre, anche utilizzato dall'esercito italiano, molto comodo. Noi andiamo su un zaino un po' più grande. Questo è un zaino originale all'esercito militare, è un 70-90 litri, dove alla fine abbiamo foderato molto bene dietro, è molto comodo. Molto larghe, dove si possono anche fissare diverse cose, che ne so, il walkie talkie, bottiglia d'acqua e tutto quanto. Sempre scancio rapido, se tu devi lasciare subito il zaino, tiri forte e ti casca il zaino. La fascia anche molto larga, dove si possono mettere anche attrezzi, che ne so, l'ascia, sta roba qua, coltelli. Abbiamo tanto di spazio per mettere questa roba qua. Ottimo. È abbastanza grande. L'unica cosa, questo zaino pesa 3 kg e 400 grammi, è abbastanza pesante. Allora, di là abbiamo come l'altro zaino da 55, da 45 litri. Vabbè, abbiamo sempre i ganci per comprimere il sacco, il zaino. Apriamo questi. Abbiamo due tasche piccole laterali, come ho fatto vedere già prima su quell'altro, una qua,
Dopo abbiamo un'altra tasca qua davanti. Più abbiamo un vano con l'apertura sotto per aggiungere più facile al nostro materiale quello che ci serve. Questo è ottimo per un sacco a pelo, per esempio, sempre l'esercito italiano, è molto grande, molto comodo. Mettiamo dentro. E così abbiamo, oltre questo, un sacco di altro spazio. Questo qua a 70 litri, estendibile a 90 litri. Veramente qua entra tantissima roba, è facile da arrivare da sopra come anche da sotto. Dopo interno abbiamo altre tasche in plastica, sempre con cose con zippo. È una tasca qui, sempre molto capiente. Più abbiamo elastici per fissare, che ne so, qua per esempio c'è l'elmetto, anche per fissare, che ne so, il poncho, questa roba qua. Questo va bene se tu devi andare fuori per 3, 4, 5 o anche una settimana. Molto capiente, molto resistente. È un zaino, non costa poco. Se vuoi trovare questi zaini qua, dico subito, non è facile trovare, perché purtroppo esercito italiano, se c'è un amico o il fratello, quella alla fine fanno l'esercito, forse può avere uno di questi, però non è facile. All'ultimo abbiamo sempre dell'esercito italiano, sempre un 70-90 litri. L'unica cosa, questa anni 70-80, ha una piastra di plastica dietro e non è tanto comodo, non ha la chiusura del petto, sotto c'è una chiusura abbastanza semplice. E comunque è molto grosso, buono. Sono quelle tasche laterali, sono due tasche molto grandi, destra e sinistra. Dopo abbiamo alla fine sempre l'apertura sopra. Purtroppo sotto non c'è un'apertura per mettere il sacco a pelo. Il problema di questo sacco qua, questo volevo dire adesso, in pratica se tu vuoi prendere il sacco a pelo, vuoi prendere una cosa, tu te le va tutto per forza, perché sennò non ci prende niente, perché l'unica apertura è questa qua, è sempre, si allarga a 90 litri, c'è sempre la borsa sopra con l'apertura qua, anche molto cambiante. Più ci stanno i lacci qua sopra, quelle si possono utilizzare, che ne so, per mettere la tenda, la ciacca, qualsiasi cosa. La cosa, quella per esempio mi piace un po', dentro questo zaino integrato è anche un altro zaino, un zaino piccolo, quella si stacca facilmente con i clip. E tu c'hai una borsa e un zainetto a parte, apertura unica, molto capiente, e c'è anche l'ACI come il zaino normale, giustamente senza, come si dice, senza chiusura del petto e non c'è la chiusura sotto, però un effetto zainetto. Qua sopra sempre una chiusura per mettere una ciacca, per mettere un materassino,
Questo zaino completo pesa circa 3 kg. Allora, questi sono i zaini, quella secondo me vanno bene per bushcraft, survival outdoor, chi vuole andare un po' in montagna, chi vuole fare passeggiate lunghe o campeggio. Questi sono i zaini, quelli sono molto resistenti, perché comunque alla fine esercito italiano serve la roba un po' più resistente, e sono utilizzabili, non serve proprio un zaino a posto. Questi sono i zaini più resistenti secondo me. C'è anche un bel camouflage, questo vegetato, mi piace molto anche a me. E niente, i prezzi, come ho detto io, siamo su un zaino di queste qua, tu puoi trovare su eBay, anche su questo marketplace, da 30 fino a 80-90 euro, 100 euro completo, perché questo ogni tanto ti danno pure separato. Dopo questo qua, come ho detto prima, questo è un zainetto piccolo, il camel pack, costa sui 20 euro. Quella della Miltech, siamo su 45-50 euro. Questi trovi su marketplace, Facebook o su eBay a 40 fino a 80 euro. Quelli siamo sui 90 euro, 87 euro. E questi qua purtroppo è molto difficile trovare, se no ci sta questo zaino della Fiorino e costa circa 240 euro. Allora, fatto vedere un po' di questa merce dell'esercito italiano. Ci hanno un po' di roba da utilizzare, come fate vedere i zaini, c'è il sacco a pelo, c'è il soprasacco, sempre in vegetato, anche questo molto resistente all'acqua, ottimo come materiale. Giustamente anche le divise sono molto resistente e anche molto comodo da portarlo e si asciugano abbastanza veloce. Ci stanno tante altre cose, quelle dell'esercito italiano si può utilizzare per fare un po' di bushcraft e survival. Vabbè, io ho finito. Prossimamente io farò un video con quella borsetta della Helicon Tex. È anche un'altra borsetta piccola, questa qua, sempre in camouflage. È un EDC, vuol dire Everyday Carry, dove alla fine posso mettere dentro quella mi serve in emergenza per tutti i giorni. E su queste qua farò un video separato dove alla fine faccio vedere quanta roba c'entra in questa borsa qua, anche in questa qua. Però questo è un video a parte. Comunque, se è piaciuto il video per i zaini militari tattici italiani, lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al mio canale e farò vedere anche tanti altri video. Stavo un po' fermo con i video, mi dispiace, perché il lavoro viene per primo, però adesso prossimamente saranno altri, tanti altri video di diverse cose, dalla difesa personale a zaino di, come si chiama, EDC, altri zaini nuovi per il bushcraft con diversi materiali nuovi e tante altre belle cose da far vedere. Comunque, se è piaciuto, lasciatemi un pollice in su, come ho detto prima, iscrivetevi al mio canale Survival Hunts e ci vediamo alla prossima volta. Saluto a tutti, alla prossima, ciao ragazzi.